Da più di un anno siamo davanti a una sfida epocale, una sfida senza precedenti. Principalmente le autorità locali, i sindaci e le autorità del territorio. Ecco, noi siamo davanti a una sfida che nessuno poteva immaginare. Una sfida che ci ha messo di fronte a delle difficoltà enormi, anche perché non c'erano esperienze pregresse. Abbiamo dovuto garantire servizi essenziali per tutta la popolazione. Siamo state le sentinelle e continuiamo ad essere le sentinelle dei nostri territori. Sfide che abbiamo accettato, che dovevamo accettare, a cui abbiamo dato anche delle risposte a tutti i cittadini, a tutti i ceti sociali e principalmente alle classi più deboli, principalmente anche ai migranti. E sono forse l'ultimo anello della nostra catena sociale. Molto spesso in questo anno si è sentito parlare di lavoratori essenziali. I lavoratori sono tutti essenziali e lo sono a maggior ragione anche i nostri lavoratori migranti. L'abbiamo visto l'anno scorso, l'agricoltura siciliana, l'agricoltura italiana era quasi in ginocchio per la mancanza di migranti, per la mancanza di manodopera di immigrazione. Noi dobbiamo, l'Europa deve garantire una massiccia opera di vaccinazione per tutti i migranti, tutti, nessuno escluso. Dobbiamo ritornare e i nostri leader europei devono avere il coraggio dei padri fondatori dell'Europa. Noi dobbiamo ottenere un'Europa a 71 anni dalla dichiarazione di Schuman, un'Europa che guarda alla valorizzazione dei diritti dei migranti, delle politiche di inclusione, della politica di accoglienza. Questa è l'Europa del futuro, l'Europa che i territori chiedono, un'Europa che sia sempre più dalla parte di chi arriva per ultimo. L'Europa è la culla della civiltà e deve diventare punto di riferimento in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani, per la difesa dei diritti di tutti, per una politica di accoglienza, per una politica di immigrazione.